viene verso di noi. Una mano, due, mani, tre, mani, quattro. Mi guardo allo specchio, mi dico, mi pare un altro. Bipolare, ma per gioco non l'ho mai fatto. Tutta la cattiveria che butti te la ripasso. Una mano, due, mani, tre, mani, quattro. Mi guardo allo specchio, mi dico, mi pare matto. Quando meno te l'aspetti, la vendetta sta arrivando. Sta arrivando, mani in alto. Mi alzo preso male pure stamattina. In mezzo a copioni tipo dalla Cina. Scusa, sono metrica un po' assassina. Ma quando rappo decapito, vengo dal Jazeera. Faccio rap ovunque pure mentre mamma stira. Per te tanta stima, ma te la tiri più della paraffina. Sei sciapo come la pastina. Fai il duro, ma sei una bambina. Sto lavorando più di te, ma non mi sento figo. Sveglia rincoglionito, ancora non hai capito che non ti vedo proprio desaparecido. Alzo lo sguardo quando cammino, questi li rimando all'asilo. Già dal mattino, voi non rapate ma fate casino. Meglio se vi levate, lasciate il cammino a sto ricciolino. Artisti indie dei miei coglioni, tenete il cazzo nei pantaloni. Quando passo state buoni, non siete fighi neanche cantautori. Scrivo rosso, Montessori, contro questi finti professori. Dalla faccia si vede che fumi copertoni. Dalla faccia si vede che di sta roba non capisci un cazzo, stanne fuori. Tu al tuo blocco parli ancora, mo ti blocco che ti tocchi. Tu c'è il covid, pussa via, evito tutti Metal Gear. Se vuoi le metriche le porto io, Dr. Jekyll e Mr. Tu zio. Ti scordi i testi, ti serve un leggio. Stai bene così, finisci nell'oblio. Forse ho fatto troppi beat, ey. Non ho tempo, togliti. Voli come un colibrì, ey. Dalla finestra se la vi. Cinema goal, voces. Voglio stare in chill, no stress. 2 litri di rose col jazz. Meglio soli cani, shun e fes. Inutile che ti incazzi con sti babbi, tanto non li cambia conti fatti. Mi prende male, per ascoltarvi devo alcolizzarmi. Questa gente è distratta, disfatta. Mi stanca, le cose di me in faccia. Ho lo sguardo che ti ghiaccia, ti manda in Islanda. Dicono King spacca. Uno, due, mari, tre, mari, otto. Mi guardo allo specchio e mi dico tu vali molto. Che ci stai a fare qui? Meglio se cambi posto. Fatti rispettare, prenditi ciò che è nostro. Prenditi ciò che è nostro. Sì, sì. Prenditi ciò che è nostro. Sotto cult. Sì. Bella sottoscala per l'iniziativa. Vai mo. Ehi, faccio arte di nascosto tipo Banksy. Non mi interessa se mi parli di contratti. Ormai il mio sguardo è di ghiaccio tipo Husky. A questi gli lascio gli avanzi, me li mangio da casa tipo Just Eat. Meglio se scappi, guarda come tiro schiaffi. Giusto per ricordarvi che avete davanti. Continuate a circondarvi di gente che neanche lì lo banfi. Non posso riposarmi, uso ancora le parole tipo armi. Perché in giro è sempre pieno di codardi. State calmi, non ho paura di incontrarvi. Sono anni che ho da fare cose più importanti. Tipo la vita vera, mentre tagli la coca con una scheda. Testate sul foglio da mattina a sera, col volume a palle la vicina sclera. No problema, e se dallo sguardo questa scena vedi non rimane più nulla. Con la gang gang in giro sul pullman. Coglioni che giocano a fare su Burran. Infuso con scorze di limone, guardo il mondo che gira dal balcone. So che pensi che butto le mie ore. Ehi. Se vi ascolto le perdo e come. Caso strano penso la stessa cosa di te che corri tutto il giorno, poi torni a casa spegnendoti la testa con un'altra scusa, ignorando quella donna che tu chiami sposa. Fosse per me vivrei di abbracci, regalare sorrisi a cuori infranti. Ma la realtà che vi siete costruiti è un'altra. Infatti se entri nella stanza trovi sogni sparsi. Scusa il disordine, ma sono notti che sto perso nel mio vortice. Se ormai non presto attenzione, qui mi resta il calore. Seguo la luce che mi porta altrove. Girasole. Se. E mi porta altrove. Seguo la luce che mi porta altrove. Se. Tutto scorre mentre giaci inerte, uccelli in volo e pioggia a catinelle. Il trucco è accontentarsi sempre e dagli altri non aspettarsi niente. Faccio quello che sento a prescindere, la maggior parte del mio tempo a sorridere. E io che credevo fosse impossibile. Muovo il baricentro e mi scopro diverso. Non porto il diverbio, so cosa ho perso. Ma paradossalmente me lo tengo stretto. Abbandono il cervello, meglio se lo spengo. Gioie e paranoie nello stesso pezzo. Non mi serve un viaggio per cambiare.
Nah. Un'altra vita da ricominciare. Voglio solo che ti stendi qui con me a contemplare stelle e satelliti. Ma tu non presti attenzione, qui mi resta il calore, chiudo gli occhi per rinascere. Girasole, e mi porta altrove. E mi porta altrove, sì. Ma tu non presti attenzione, seguo la luce che mi porta altrove. Edoardo la chitarra. Sì. Quella che chiami ostilità è solo un modo per salvarmi, per evitare gli inganni. In fondo stiamo diventando grandi. Cosa ci fai sopra il mio letto? Non ti conosco, vattene presto. Che tu mi capisca, io non lo pretendo, ma tanto non sai quello che mi sta succedendo. Riposa in pace, mia cara, nella stanza, mia gara. Notte amara, sento freddo, faccio finta che è solo un momento, ma non c'è più tempo. Un ultimo sguardo, adesso puoi andare. Ormai sei sulla mia lista delle cose da amare. Portami via. Tra le stelle la mia testa in avaria. Davvero tu non hai paura, non hai paura di volare insieme a me, insieme a me. I tuoi occhi mi ricordano due buchi neri nella vita precedente. Tu chi eri? Prendimi la mano e dimmi. Portami via. Ciao Kingom e benvenuto a questa nuova puntata di Sotto Cult. Ciao. Rompiamo subito il ghiaccio? Vai. Da dove nasce il nome Kingom? Allora, King e Om hanno due radici diverse. Praticamente King deriva dal fatto che quando io ero piccolo con i miei genitori andavo in un campeggio della mia zona a Bruco Grappa. Non so se lo conosci il campeggio. No. E praticamente io quando ero piccolo avevo sti capelli gialli, belli grandi. E quando mio padre mi portava con la bicicletta, le persone anziane del campeggio mi chiamavano il King del campeggio, perché avevo questa chioma. OM è venuto dopo, che è l'acronimo di Open Mind, perché tramite il beatmaking, quindi facendo le basi hip hop, ho capito che si può contaminare con il rap tutti i generi musicali, quindi Open Mind deriva anche da quello. Poi dopo, scoprendo un po' la spiritualità indiana, diciamo la filosofia orientale, OM è diventato anche la frequenza, quella che si usa, la classica frequenza dell'OM. E dimmi, da quanto tempo è che fai rap? Allora, quest'anno, 2021, sono 16 anni che faccio rap. 16 anni sono tanti, complimenti. Sì. So che hai anche collaborato con molti artisti della scena, insomma, cittadina. Vuoi raccontarci qualcosa, qualche aneddoto? Se vuoi? Sì. Allora, c'è stata una cosa che nel passato è successa. Ho collaborato con un ragazzo che, diciamo, nasce come youtuber e si chiama Zoda, che mi ha permesso, diciamo, di affrontare la musica con un altro tipo di approccio. Diciamo, sono entrato con un altro tipo di approccio. È successo 5-6 anni fa tutto ciò.
E in quegli anni tipo mi vestivo, mi truccavo un po' da un personaggio un po' fuori dagli schemi, che ribelle, diciamo così, e mi ha fatto vedere, ecco, come dicevo, la musica da un altro punto di vista, sì. Da un'altra, insomma, filosofia. E dimmi, giusto per curiosità, ma quali artisti hanno più influito nella tua vita musicale? Allora, io in genere tipo l'80-90% mi ascolto l'americano. E se, gli artisti che mi fanno più tagliare, quelli che mi fanno che ci sto più sotto tantissimo. Sì, però c'è comunque sempre un'intervista, se magari possiamo mantenere un livello di linguaggio più italiano, ecco. Che senso? No, perché comunque se dai mi fanno tagliare, è bello, cioè nel senso, non ho capito. Fammi a capisse, ok, no. Però magari... No, ma io questo, per esempio mi sono sempre... Però, poi se non ci capiscono, magari la gente non ci capisce... Lo so, io per esempio mi sono sempre dissociato. No, ho capito, però se poi non ci capisce, la gente che la fa... Io mi sono sempre... Mi fai parlare due secondi? Mi fai parlare un attimo? Sì, fatti spiegare un attimo? Sì, posso dire questa cosa? Io mi sono sempre dissociato, come dici tu, da questo tipo di rap, perché comunque c'è anche dell'altro, però nel senso, se volete, io comunque cerco un linguaggio un po' più aulico, è prolisso, bravo. Va bene? Ok, vabbè, comunque gli artisti che più maggiormente hanno influito nella mia carriera musicale, va bene? Sono tipo, vabbè, il primo è Busta Rhymes, per quanto riguarda il rap, poi ti ripeto, avendo a che fare anche con altri generi musicali, scoprendo il jazz, vedete, Miles Davis, mi entrano nel cuore. E anche San Ra, e se proprio devo dirti un artista italiano che ha influito proprio sulla mia vita è Franco Battiato. Immagino. E una domanda un po' scomoda, un po' così. Vai. Dimmi, dove trovi tu la tua ispirazione? Bella domanda questa. Grazie. Bella. Perché allora, io in genere trovo ispirazione in tanti modi. Cioè, ultimamente tantissimo nella natura. Nella natura, quindi sai che nella nostra zona ci sta tipo il Circeo, no? Il Parco Nazionale. Ecco, a me è capitato di andare da solo a camminare per il Circeo e cercare l'ispirazione anche proprio con le piante, capito, tutti gli alberi, le querce, tutte queste cose. E quindi stavo camminando, ti racconto questa cosa, stavo camminando da solo così, a cercare l'ispirazione. E mi giravo, vedevo le piante in generale così, però non la trovavo all'inizio, non la trovavo. Continuavo a girare, continuavo un attimo a cercare tra i cespugli, tra i rovi, visto questi nomi aulici, no? Sì. Che delle piante. Certo. E sono arrivato a un punto che non ce la facevo, però ho detto devo andare dritto, devo continuare. Ho visto un fiore e l'apice proprio della mia ispirazione è stato proprio fare sesso con Gelsomino. Nel senso, arrivare, il mio apice dell'ispirazione è stato proprio fottermi un Gelsomino. Se vuoi c'è un'altra. Vuoi magari raccontarci qualcosa un po' meno specifico delle canzoni che hai portato oggi? E allora sì, i pezzi che ho portato faranno parte del mio album che uscirà quest'anno, e tranne il pezzo Girasole, che è un pezzo che mi porto da anni appresso, sì. In questo caso tipo con la chitarra di Edoardo, che è molto forte, saluto a Giunku, che ha fatto parte di questo pezzo, sì. E senti, quale messaggio vuoi lasciare al pubblico con le tue canzoni? Allora, ti posso dire che diciamo in questi anni, 16-17 anni, posso dire che comunque la musica mi ha salvato. E io diciamo l'ho sfruttata bene o male per far sta bene me stesso e gli altri. In questi anni, diciamo, di vuoto un po' di ispirazione musicale, conoscendo la sanità, ho iniziato a capire che più o meno sto facendo la stessa cosa, cioè sto aiutando me stesso e gli altri. Quindi ho sempre fatto la stessa cosa, secondo me. Beh, è una cosa molto importante. E guarda Luca, io King ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie per aver partecipato, grazie per essere stato qui. Vabbè, ci sta. Senti, una domanda veloce, da quant'è che sei musulmano? Bah, non lo so, 22. Arrivederci. Grazie.